Il comitato di volontariato Inquilini ERP Teramo torna a denunciare la condizione di stallo nella ricostruzione delle case popolari ATER, ma soprattutto degli enormi ritardi nell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione relativo alle mensilità di settembre-ottobre, ritardi dovuti, secondo il comitato, dall'amministrazione regionale, la quale, avendo ricevuto dal comune di Teramo ai primi di novembre i conteggi e la richiesta del denaro per i pagamenti, ad oggi a distanza di oltre un mese non ha ancora erogato la somma dovuta agli sfollati. Tutti gli sfollati, noi sfollati, ogni inizio anno compiliamo una scheda per dimostrare di avere ancora diritto a questo contributo. Poi ovviamente cominciano le varie rate e con mesi di ritardi ad ogni volta, dopo 6 anni ancora sempre mesi di ritardi. E quando cerchiamo di contattare gli uffici regionali, comunali, recentemente appunto quelli regionali, per chiedere delle spiegazioni, le spiegazioni sono di vario tipo, a volte ti parlano di controlli ulteriori, a che noi quando contestiamo non ho capito che controlli, noi insomma non è che se ci sta qualcuno che fa il furbo, tutti migliaia di sfollati devono aspettare il furbo, è chiaro che non può essere così, come d'altronde quando si pagano gli stipendi, poi si controlla tutto. E ovviamente tutte le volte ci sta un argomento, una scusa. E non solo, noi una cosa pure che denunciamo è la mancanza di accesso alle informazioni. Ovviamente noi è chiaro, con il Covid è meglio appunto per evitare gli assembramenti, usiamo i telefoni e i telefoni sono praticamente quasi inutilizzabili, in questo caso parliamo della regione. Praticamente perché o non si risponde oppure quando si risponde, come è successo recentemente, le informazioni sono state pure errate. Quindi adesso è ora, dopo 6 anni, è ora di finirla con le giustificazioni incomprensibili e quindi chiediamo rispetto, altrimenti appunto al di là del solito comunicato stampa saremo costretti a manifestare, come abbiamo detto, di persona e cerchiamo di evitarlo. Però noi, i nostri sfollati che giustamente ci contattano ogni giorno, qualcosa dobbiamo dire e ovviamente si rendono conto, perché pure noi non riusciamo a spiegare le non spiegazioni dei vari uffici e quindi adesso una mano sulla coscienza ovviamente bisogna averla.